Allora, mo mi si dovrebbe vedere. Vediamo un po' su YouTube. YouTube, eccolo qua. Il mio canale si dà al vivo. Allora, si dovrebbe vedere, però non mi va l'audio, non mi va l'audio. Vedete, mi sentite? C'è qualcuno? There is someone? Allora, Riccardo, ciao Riccardo, puoi mettere il solito sticker, grazie. Mi si sente? Mi si sente, sì. Ditemi se mi sentite, se non mi sentite, voglio avere un fiore. Tutto ok, perfetto. Mi ha aspettato un attimo, mi sono dimenticato di prendere l'acqua, devo prendere le pasticche, un attimo, arrivo subito. E poi sono tutto osso. C'è un sacco di gente, ciao a tutti, tutta salute. Che è successo? Che è successo? Allora. Eccoci qua. Allora apro la live direttamente dal canale. Quindi mi sentite? Ok, grazie, mi sto prendendo anche la pasticca. Ciao Giuliano, ciao a tutti. Sì, io devo prendere delle pasticche, quindi devo necessariamente avere l'acqua con me in tutti i modi. Grazie, quante persone ci sono? 26. Ciao Adriana, ciao cara. Allora, non è per pasticche, io ne devo pigliare più di una, ma insomma, ora facciamo arrivare un po' di gente. Allora, se volete, potete sostenere il canale con lo sticker, con qualsiasi altra cosa vi faccia piacere, anche condividendo questa live nei vostri social. Beatrice, ciao! Allora io in realtà stasera non era, come dire, programmata la cosa, no? Non era programmata perché in realtà avevo intenzione di fare altre cose, cioè avevo intenzione di rilassarmi, ma purtroppo con voi non c'è verso, non c'è verso, vabbè, ma in senso buono naturalmente, perché fa piacere comunque voi interagiate. Allora, devo dire subito una cosa, dimmi novità, ma no, in realtà no, novità non ce ne sono, c'è solo il discorso del quale io ero naturalmente consapevole, che il video che ho fatto con Sebastiano, che spero tutti voi abbiate visto, perché mi fa anche gli auguri, ops, che il video che ho fatto con lui avrebbe suscitato tanto scalpore, cosa che effettivamente è successa. È successa e me ne dispiaccio perché poi sono susseguite una serie di cose che adesso vi vado a spiegare, ma insomma, cose non molto piacevoli, ma perché? Perché a casa mia si dice la gente sta al mondo perché c'è posto. Come dire, no? Ma
Ma mi sentite bene? Perché io mi se sento dei rumori sotto. Voi mi sentite bene? Allora, cosa è successo? È successo questo, che ho messo il video, naturalmente una serie di personaggi sotto al video hanno cominciato a offendere, alcuni erano contrari al fatto del video, io li ho lasciati, grazie, sì, ok, io li ho lasciati lì perché naturalmente si può essere contrari a determinati argomenti, a determinate cose, quindi li ho lasciati lì e se vanno a vedere li trovano ancora i loro messaggi. Alcuni erano molto offensivi. E io quindi ho ritenuto necessario cancellare questi commenti e segnalarli anche, segnalare. Quindi se vi chiudono il canale è colpa mia. Quindi sappiate anche questo. No, il canale no, perché tutta gente non aveva canali. Io con i proprietari dei canali generalmente gli mando una mail prima di rovinare, diciamo, un canale, rovinare con tutto il materiale che c'è dentro. Ma non è successo nulla di tutto ciò. Tutte le persone che hanno scritto sotto erano tutti utenti così, no? Semplici, senza canale. È successo questo casino, cioè a me mi sono cominciato ad arrivare minacce, e sono cominciato ad arrivare offese. Una sotto ha scritto, ora ve lo dico, io ve lo dico perché a me non me ne frega nulla, lo dico, tanto domani vado in procura il modo più assoluto. Allora, vi dico cosa c'è scritto. Ve lo voglio leggere in anteprima. Allora, il video è questo fatto con Sebastiano. Ringrazio tutti quelli che nell'altro canale hanno linkato il mio video e mi hanno fatto un sacco di pubblicità. Allora, vediamo un po'. Allora, naturalmente poi la signora non credo abbia risposto. Allora, uno ha scritto un assassino in libertà. Vabbè, ragazzi, io vi ripeto che Sebastiano ha l'alibi. Poi Seba, ti vogliamo bene, mi sembra una persona sincera, a me mi sta sulle palle, vabbè, questo ti può stare anche sulle palle. È bugiardo, un saluto a te, vediamo un po', non riesco a trovare, allora, vediamo un po'. Ah, eccolo qua. Una signora ha scritto, non so se sia più ripugnante un assassino o chi lo spalleggia. Ora io non so se si riferisse nel canto caso di Toscana, va bene, va bene. Non so se si riferisse a me di darmi dell'assassino o a lui o io che lo spalleggiavo, cioè sono cose molto gravi. Io vi ripeto, domani vado in procura, vado subito a segnare, figuriamoci se io lascio correre una cosa del genere. Non permetto a nessuno di parlare così, specialmente con un nick fasullo. Ma io dico, ragazzi, ma vi rendete. No, non voglio inserire annunci perché sto parlando. Ok, no, YouTube mi diceva se io volevo inserire degli annunci e io ovviamente ho detto no. Allora, stiamo aumentando di volta in volta. Io non permetto a nessuno, come vi dicevo, di infangare il mio nome in quel modo e vorrei che anche voi, con un po' di cervello, vi mettiate un attimino, facciate un attimo pace e con il cervello naturalmente, e vi rendiate conto di quello che viene detto. Ciao Domina, buonasera. Ciao, tu sei quella di ieri sera che faceva le domande. Ciao Domina, ciao. E quindi attenzione a quello che dite, cioè veramente fate attenzione. Una mi ha scritto, prima o poi morirai, una cosa, morirai anche te. Vabbè. Un'altra, sì, ma io me l'aspettavo, sì. Figuriamoci, me l'aspettavo sì, però giustamente mi va di rispondere. Eh sì, l'avevo invitato, la vita avanti, sarà pronta a dire buona serata, ok. Sarà la procura certo a dirlo se è innocente o no. Ma ragazzi, dopo un anno nessuno. Io ho sempre detto, veramente, io vabbè, certo, ho simpatia per lui, certo, perché mi sembra una brava persona. Ma io non l'ho mai indicato, ho puntato il dito contro nessuno di questi personaggi, contro nessuno. Io non ce l'ho con nessuno. C'è chi mi ha bloccato senza che gli abbia fatto niente. Cioè, cioè veramente, io pensavo, veramente, che il mondo del mostro di Firenze fosse. Sì, qualche tempo Sebastiano è molto odiato. Questi commenti sono oltraggiosi. In alcuni casi, in canale sono la norma. Lo so, però bisogna stare attenti, Beatrice, perché secondo me bisogna stare attenti a quello che si dice. Cioè, non puoi andare, non si può andare oltre
il dovuto. Cioè non puoi dire a una persona che sei un assassino, perché se veramente questa persona ti denuncia, ti trovano. Ilaria Granata, la gente che scrive le cose è semplicemente disturbata. Sì, credo anch'io che sia disturbata, credo che ci sia veramente un disturbo compulsivo nel voler magari farsi luce, no? Non mi viene la parola, ergersi, visto che nella vita non hanno combinato niente, allora cominciano a fare gruppo e fanno, no, i leoni a tastiera. Chiamiti perché mi telefono. Aspetta un secondo, aspetta un attimo, rispondo live. Pronto? Oh, dimmi tutto. Ok, vengo domattina. No, ce l'ho le doppie chiavi, ma vengo domattina. Vai, tranquillo, vai. Vai. No, ma tu tranquillo, tu tranquillo. Ah, vabbè, comunque tu chiamami a casa su questo numero qua. Su questo numero, va bene? Tu mi trovi qua quando hai bisogno. Vengo domattina, stai tranquillo, va bene? Ciao, 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 ciao. Allora, scusate, ho risposto al vivo. E, no, sì, sono i leoni. I leoni fa rima con esatto, sì, con puntini, puntini, puntini. Cioè, io voglio farvi capire, io capisco che in questo canale qui io ho dei moderatori che tra l'altro sono, una è Adriana, ne parlavo sul canale dedicato a Lille. Una è Adriana, persona a cui sono molto legato, noi ci sentiamo tutti, legato virtualmente perché non ci conosciamo di persona, e anche a Enza, che sono le moderatrici, sono due delle moderatrici, sono qui, e loro fanno rispettare molto il parlato anche, ma giustamente, no? Giustamente. Credo che comunque si debba, come dire, tenere un certo contegno quando... Ciao Tia, ciao! Istrioni, no, non fa istrioni, Felina con C e finisce con lei. Si debba tenere un certo contegno quando siamo in chat davanti. Perché, ragazzi, se voi dite una cosa davanti a un sacco di persone, io ve lo dico, è diffamazione mezzo stampa. Diffamazione mezzo stampa. Se voi dite che io sono uno che appoggia un assassino, cosa che è stata detta, che poi perlomeno non è neanche assassino, è diffamazione mezzo stampa. Ma io è vero che io andrò in procura, ma sul serio. Oh, ciao, ciao. Quindi niente, ci sono domande? Sì, evidentemente, tutto qui, ci sono le foto, chi è mio amico su Facebook, le ha viste? Anzi, Adriana, ora che mi ricordo, aspetta, ti chiedo l'amicizia. Adriana, ti chiedo l'amicizia su Facebook, se ti va, se no, università di Genova, ecco. E ho sempre detto che lo devo fare, poi mi sono sempre scordato. Allora. Ciao Eli, ciao, ciao, ciao. Niente, se avete domande fatemele pure, senza problemi. Almeno facciamo due chiacchiere. Stasera non c'è nulla di particolare, solo per fare due chiacchiere con voi. Allora, tanto io controllo i messaggi. Ah, volevo dire alla signora che mi ha detto di occuparmi di gossip, che ci sono dei video qua che parlano di gossip, che è rimasta un po' indietro, quindi se lei si iscrive al canale va indietro, ci sono anche dei video di gossip già fatto, è arrivato un po' in ritardo. Allora, andiamo un po' fuori, ok. Bene, ci sono domande, a parte cosa, niente, ci tenevo a dirvi questo, insomma, in realtà potete dire quello che vi pare, se riterrò giusto farò quello che devo fare, se no per me potete continuare a parlare, insomma non vi preoccupate, sono cose veramente pesanti, sì, ma insomma ormai sono abituato con Mossi Firenze, lo sai quante me ne hanno dette, la fai letta in maiale, si dice qua. Ok, allora qualcuno fa anche domanda, qualcuno che vuole entrare qui con me? Qualcuno vuole entrare qui a video con me? Se mi dite di sì, io vi faccio entrare. Mi scusa. Ma no, ma Monica Castello, ma figura. Tranquilla, no. Tranquilla, però lì per lì mi hai fatto. Ho detto possibile che non credi. Se ti dico che siamo live, che mente. Non ho motivo di raccontarti una cosa per un'altra. No, ma Monica, stai tranquilla. Non è successo assolutamente niente.
Ragazzi, però io ve lo dico, se mi volete sostenere anche con un caffèino, abbonatevi al canale, costa 99 centesimi al mese. Poi appena ho dei video inediti li faccio vedere prima a voi, prima degli altri. A voi non vi costa nulla e per me io ci pago la DSL, la fibra, no, la DSL. Allora, 160 spettatori. Se mi fa la raccomando bene, se no io passo e chiudo. Allora. Tra l'altro sono anche aumentati gli iscritti, grazie. Io so che Matteo non si... so quello che pensa, ma non... come dire, non si sbilancia. Allora, bene, io sono qui, io ragazzi, se volete me, sono sicuro. Chiudo? Dite sì e io chiudo. No, che sponsor, ma no, ma scusa, ma allora sì, ci potrebbe anche uno sponsor, però come avete visto io anche i miei amici pubblicizzo i libri, io non mi faccio pagare niente, cioè io naturalmente non è niente di obbligatorio, si possono fare, ciao Enza, vedi? Vedete, Enza e Adriana, loro hanno le stelline perché sono abbonate al canale, quindi se volete abbonare veramente 99 centesimi al mese, mi offrite un caffè al mese. Se volete, se no io non obbligo nessuno, non date retta a quello che vi dicono e che io obbligo la gente, che non è vero. Ciao Enza, ciao, 73 spettatori attuali. Ragazzi, fate un po' di Laura Ferrini, buonasera a tutti. Oh, ma ti avevo bloccato a te, aspetta che ti devo ribloccare. Io l'avevo bloccata, no, non era Laura Ferrini, oh sì, chi era Laura Ferrini l'avevo bloccato io? Allora, ciao Enza, 73 spettatori. Ce n'è più stasera che sono solo che ieri sera quando ci parlavamo del... Volentieri sono fatto. Ci vuole la carta di credito, tia. Ci vuole la carta di credito? Sì, ma non ti preoccupare. Se no PayPal per le donazioni, insomma, sì, mi va, se no si rimane qui. Alla 17 mesi fa, scusate, intanto controllo i messaggini. Allora, intanto fammi segnalare questo. Infatti oggi ho chiesto come mai un certo canale sia sopportato. Lo so, però per rompere le balle a un canale, poi vi dico io come fare in privato. Non lo dico qua davanti a tutti perché non mi sembra il caso, però c'è un modo per far sì che il canale venga chiuso, però c'è un modo solo che quasi nessuno conosce, ma io sì. Con il PDC non posso pagare online. Che vuol dire PDC? No, Enza, purtroppo no, nessuna novità. Che cos'è il PDC, scusa? No, volevo levare il video di un pessimo. Eccolo qui. Sì, li ho letti i documenti, sì, li ho stampati anche. Li ho anche stampati. Ce li ho lassù, dopo ora non mi alzo per vedere, ma insomma li ho stampati, li ho letti. No, no, sono documenti molto importanti. Sia l'uni che l'altro, perché me ne hai mandati due tipi. Va bene ragazzi, vi saluto, niente, volevo solo dirvi questa cosa del video. Sapevo che avrebbe fatto scalpore. Io a casa mia, mi spiace dirlo, ma io dico io mi faccio i cazzi miei, dovreste farveli anche voi, insomma. Questo è quanto. So che non sto passando bene, ma chi se ne frega. Ragazzi, io quello che mi ha detto Sebastiano, allora, ho chiesto un sacco di... Allora, Monica, grazie per la domanda. Ho chiesto un sacco di cose, va bene? Ho chiesto a Sebastiano, però purtroppo per serietà, per privacy, lui mi ha detto poche cose, io non posso dirle. Sì, era abbastanza sereno, era abbastanza sereno. Scusa Monica, non voglio essere scortese, spero che tu mi perdonerai, però... Non, cioè non può, sì, tutte e due, sia Qualero che...
che Sebastiano mi hanno raccontato alcune cose che non credo sia necessario io racconti qua, insomma. Credo che tutte cose che gli inquirenti sappiano, nel modo più assoluto, quindi se la vedranno loro. E non mi va di dirle qui. È un video, allora ti metto qua. Sì, l'hai visto sereno, era abbastanza sereno, sì. Lo metto con selfie. Ecco Enzo, te lo metto qua. Eccolo qua. No, Monica, abbi pazienza. Non... Monica, ce l'hai Facebook te? No. Ma voi continuate a vedermi? Perché io ho perso. Allora, io credo che YouTube Studio, credo che ci sia un problema. Trasmetto dal vivo, credo che ci debba essere. No, mi sa che è caduta la linea. Ah, ecco, ci sono, ok. Non leggo nulla, hai bloccato me. No, no, che ho bloccato? No, no, forse ho sbagliato, ho sbagliato. Ah, ok, bene, bene, quello che sembra la cosa più assurda di tutto, ti parli di suicidio. Non è vero che non stavo stando bene perché c'è. Ok, grazie Monica, sei in casa mia, gli ospiti insultano Pignano, la via dell'uscio. Nulla è bloccato, no, non ti ho bloccato, è assurdo. Sì, leggo solo i miei commenti, ma io vedo tutto. Ma io non ti ho bloccato, perché ti vorrei bloccare, Enzo? Ma va. Non c'è assolutamente alcun motivo per cui si fa bloccare. Allora, leggo solo i miei commenti, io vedo tutto. Volevo fare un appello al Binattieri, se il Binattieri fosse online. Vediamo un po', mi ha scritto Mattia. Ok. Mattia, sono live, vieni sul mio canale. No, non credo nemmeno io, ma non lo crede nessuno che Liliana si sia suicidata. Laura Ferrini, te sei una che io avevo bloccato e non capisco come mai fai essere di nuovo qua. Ti riblocco, va bene? Ora ti saluto. Come non leggi gli altri commenti? Provo a uscire e a rientrare, che ti devo dire? A me Enza, mi vedi? È vero, vedi come ha fatto a tornare? La Ferrini, te l'ho detto che è la Ferrini. La mitica Ferrini. Oh, meno male, Ornella. Ciao Ornella. Ferrini, ci dici come hai fatto a rientrare, per favore? Ok, tutto a posto. Ma infatti non ti avevo mica bloccato io. Allora, ora io manderò un messaggio a tutti i miei amici, vediamo un po' se arriva. Allora. No, no, ma io ti avevo bannata, eh. Sei ancora bannato, ma ora ti ribanno, non ti preoccupare, stai tranquilla, stai serena. Che vedo che te vai a digitare su quegli altri canali, condividi. Ok, ecco. Aggiornamento. Allora, vediamo un po'. Arrivo subito, ragazzuoli. Il tuo canale, siamo live. Condividi, copia link, ecco. Dai, Angelo, butta dentro l'argomento e vuoi approfondire. Adriana, ho creato un mostro. Allora, infatti, ma ditemi che volete, di cosa volete parlare, io ve ne parlerò, va bene? Vai.
Silvana Tarnavasio, brava a non raccontare le confidenze. Qualcuno ci mette sempre, sì, ma poi raccontano, anche se non raccontassero confidenze, racconterebbero minchiate. E questo che a me preoccupa, che non raccontano la realtà. Allora, vi posso dire una cosa, che tante persone, io dico tante persone non conoscono come stanno realmente i fatti, veramente non li conoscono. Tante volte mi sento dire, no, ma lasciali parlare. Io vi lascio parlare. Io le lascio parlare. Ma non parlo di voi, parlo di chi parla a bambera. Siccome a me non piace dare notizie a bambera, mi dicono, ma te sei l'unico che fa un video al mese, un video a settimana, c'è quello ne fa 3 giorni, ma uno ne può fare anche 30. Non me ne frega un cazzo a me di quello che fanno gli altri. Io voglio solo raccontare quando, se poi ci saranno novità, le novità, e non raccontare. Io vedo anche Nicola, no, che saluto, ma lui fa i video, ma racconta tante cose, lui racconta tante cose a dire, è giusto le dica, io no, io non sono bravo come lui. L'impacchettamento, che ti devo dire, l'impacchettamento per me è stato fatto da qualcuno per non lasciare tracce, per me. Allora, te lo dico? Tu dici, no, ma io non faccio, non posso fare nomi, Ilaria. Secondo me Lilli ha incontrato qualcuno che gli ha fatto del male, che all'inizio si professava amico, scusami, e poi dopo, perché io credo alla perizia. Io se non sto attento, Adriana Carré e Enza Vinci mi bannano la Io credo alla perizia, credo che lei sia morta realmente il 3, e credo che comunque sia stata da qualcuno che dopo in qualche modo ha cambiato idea, è successo un patatrac. Ma il dottore dice di sì, che se è possibile sia stata in grado di farlo da sola. Oh Carmen, ciao, hai visto il messaggio? Di la verità. Che ne mi arriva tutte le risposte, perché tre volte mando un messaggio. Ciao Romy, ciao, come stai? Grazie. Gianmarco mi dice grazie. Carmen mi dice arrivo. Romy Brignale arrivo. Bene, infatti sono arrivato. Allora, Xarma, di cosa volete parlare? Approfittate stasera che mi sento poi dopo, anche perché stasera non c'è chi l'ha visto. Che ultimamente, vi devo dire la verità, mi è scaduto tantissimo il programma, veramente mi ha fatto veramente onco, come si dice dalla mia parte, cioè veramente un tiro mancino per rimanere in tema, no? Un tiro mancino veramente brutto. Non quelle sulla. Ah, quelle grandi gliel'ha messo qualcuno. Il medico dice che era una persona mentalmente stabile. Sì, l'ha detto, il medico curante, l'ha detto il perito. Meno male, ciao Franca. Domina massa, Franca, vuoi entrare in trasmissione con me? Facciamo una live diretta. Che dici? La facciamo? Sì, brutta cosa sono assiste. Per Ilaria, è stato un po'. Non lo so, sembra quasi. Io non me lo. Non me l'aspettavo, io credo che, a parte il fatto che il silenzio della procura è il silenzio, secondo me, nei nostri confronti, non i loro, però, secondo me. È semplice, ma chi se ne frega, fai solo audio. Dai, mettiti qualcosa di. A te sei bella anche in pigiama, dai. Vabbè, no, quello di chi l'ha visto è stato bruttissimo. Io sono convinto che Lasciarelli sia un ottimo giornalista, tra l'altro anche una bella donna, ma quella sera ha fatto un grave errore di valutazione, secondo me. Poi, ognuno, siamo esseri umani, gli sbagli li facciamo. Sì, no, è stato patetico, sì. Io lo vedrò ancora perché ormai sono un irriducibile da ormai 30 anni, e quindi però capisco che comunque ci siano. Franca, sei bella anche in pigiama, entri, sì. C'è mio
mio canino che... Ah, ok, Adriana, hai già accettato, non t'avevo mica visto, sai. Eccoti qua. Va bene, se la Franca non accetta, io penso di andare a vedermi un film. Sì, vabbè, si utilizzano i guanti, eh. Sì, ma guarda che la Sciarelli è anche un'autrice, eh? Anche la Sciarelli è un'autrice, quindi anche lei mette bocca. Aridanga. È tornata? Sì, esatto. Vabbè, lasciatela stare la Ferrini, vai, vediamo un po' come si comporta. Sì, ecco, sì, me la ricordo, l'ha diretto Sara Scher. Cioè, anche lì gli dicono che hanno trovato la figliola, lo zio, ha parlato, lei continua. Allora, ma cazzo, ma chiudila quella cazzo di diretta con loro. Sì, guarda, mi trovi perfettamente, ecco, chiudila quella diretta, Cristo di Dio. Lo so che tiene conto dell'audience, ma quella, la mamma ha perso una bambina, quella è una bambina. Ragazzi, non scherziamo, su, veramente. Sì, brava Romina, brava. La Romina mi dà sempre ragione. La Sciarelli sarebbe un ottimo giornalista, ma vado troppo all'Odis. Brava, esatto. Vedete tutta quella ragazza delle Marche. No, la ragazza di quale stai parlando tu? Con il padre dei fratellini Gravina e dai. Sì, vabbè, anche lì l'hanno messo in galera, pover uomo, custodia cautelare, per cosa? Quando lui non aveva fatto assolutamente nulla. Che è successo? Mi è apparsa Liliana, un attimo. Ci sono novità? No, ah no, era il video che avevo visto prima. La Raffaele, no, beh, la Raffaele è un altro pianeta, ragazzi, oh, la Raffaele è un altro pianeta, non scherziamo. Allora vi ricordo che potete sostenere il canale con lo stickers anche da 1 euro per un caffè o con l'abbonamento, se vi fa piacere, su, dai. Silvana, metabolismo 4 gradi. Sì, fanno un po' casino con 4 gradi, secondo me. Sì, ne hanno fatte di cotte e di crude. Ah, stai parlando della straniera. Come si chiama? Quella che c'è, che erano in treno a roulotte con lei, stai parlando di quella, non mi ricordo il nome, scusami. Ma la Poggi è una donna bellissima. Allora, se mi aspetto un attimo ti dico anche come si chiamava quella con i capelli blu che tu dici, allora. Allora, un po'. Allora, quella che tu dici con i capelli blu era. Non era Marta Capuzzuti, se la trovo. Alvaro Vitale. Allora, Porto di Firenze, Resinovic, Damer, Vecchia Guardia. Ragazzi, non la trovo, eh. Greta Spreafico. Di Greta che ne pensate? Gravina. Andrea Rabciuk, sì, ecco, Beatrice Micheli, l'hai scritto anche tu. Andrea Rabciuk, è quella lì. Lei lo mangia, Andrea se l'è mangiato, non aveva fatto. Cioè, quello è solo in. Ragazzi, in Italia, quando si è indagati. E vi ricordo che Sebastiano non è nemmeno indagato. Quando si è indagati, non necessariamente poi si è colpevole, si viene indagati per una sorta di pro forma perché a carico ci sono degli indizi. Indizi che non sono prove. Se ci fossero le prove, se vi fossero le prove, una persona andrebbe in galera, non sarebbe indagato. Va bene? L'italiano è molto semplice, insomma, è chiaro, no? Sebastiano non è nemmeno indagato, come potete voi, non voi, voi in generale, additarlo come un assassino? Non è, cioè, voi l'avete già trovato, gli inquirenti no? Cioè, sta cosa mi fa veramente, mi fa rimanere basito. Esatto. Andrea è sparito, figurati.
Sì, ma avrà fatto chissà quale fine. Ha messo neve domani, ragazzi, ha messo neve. Ha messo neve. A Beatrice non ti ho risposto quel canale per non sbroccare, ma ragazzi, io vorrei dirvi una cosa, no? Io vedo che qui ci venite volentieri, mi fa piacere, siete sempre in tanti, anche ora siamo quasi 100 persone e senza aver avvertito nessuno, senza aver fatto, siamo 90, senza aver fatto pubblicità. E mi fa piacere perché vuol dire che mi seguite. Ora io però vi dico una cosa, se andate negli altri canali, guardate i video, fate quello che vi pare, però non vi mettete a litigare con nessuno, perché tanto più litigate, più date energia e alimentazione a quelli che si vogliono infuriare, lasciate perdere. Ma infatti, tutti credono di saperne più degli inquirenti, come dici giustamente tu, Assunta. E quindi è stato quello, è stato quell'altro, hanno fatto quello, hanno fatto quello. Io vi assicuro, gli inquirenti hanno fatto tutto quello che devono fare. Ma vi pare che tutte le cose che state raccontando voi, e dico voi in generale, non le abbiano già fatte gli inquirenti? Pensate che siano stati con le mani così a girarsi i pollici? Ma io non credo proprio, non credo proprio, ragazzi. Anzi, ha un alibi, certo che ha un alibi, vero Angelo? Movente, ma lo vedo più. Ma il movente, anche qui, vedi, ci sono delle. Io non posso parlare, devo stare zitto. Ho detto che dal calamaro misura la pressione di mattina e pianificare il viaggio in Brasile. Ah, marito? No, da un marito che vuole lasciare. Io quasi non gli scrivo. No, ma te non gli. Guarda i video se ti interessa l'argomento, naturalmente, ma non scrivete nelle cose, come si dice, nei post sotto, nei commenti. Tanto non serve a niente. Elvira Cangiotti, oh Elvira, sei tornata. Ok. Elvira è una di quelle che farà l'abbonamento. Esatto, brava Ilaria, brava. No, va bene, ho avuto per fare gli auguri. Ecco, io ricambio con affetto Elvira, ricambio, fammi sapere per quella cosa che tu sai, fammi sapere che mi interessa. Ciao Maria, salvo, ecco questo salvo. Ciao Elvira, ma che ci fai qui? Come che ci fai qui? Ricambio naturalmente i saluti. Ragazzi, se hai trovato l'argomento bene, sono io veramente ora mi metto a studiare. No, non ti posso rispondere, Franca. Allora, ragazzi, chiudo un attimo qui e apro la diretta dall'altra parte. Rivedrete poi, va bene? Rivedrete poi, fra 2 minuti ricominciamo io la Franca. Un momento. Chiudo OBS.